Focus ipericogeno rappresenta, o golf ball, rappresenta un soft marker che amplifica, aumenta il rischio di cromosomopatie, soprattutto quando è associato ad altri indicatori. In questo caso voi ne vedrete più di uno, tre nel ventricolo destro e uno nel ventricolo sinistro. Gli autori hanno dato un'importanza diversa a seconda se il focus ipericogeno sia nel ventricolo destro o nel ventricolo sinistro, ma soprattutto gli autori hanno dato un indice di correzione variabile secondo gli autori del rischio di cromosomopatia, indice di correzione che voi troverete nell'apposito capitolo di un apposito editoriale appunto sul focus ipericogeno. Qui ne vedete a destra tre di questi puntini lucenti e tra poco ne vedrete uno a sinistra. Altri autori hanno dato l'importanza a vedere se è più lucente dell'osso o meno lucente dell'osso. Altri autori hanno dato un'importanza minima se è isolato, altri autori hanno detto che devono essere presenti due soft mark, altri autori hanno detto che se è stato eseguito, come di abitudine avviene, uno screening delle cromosomopatie nel primo trimestre mediante la misurazione della traslucenza nucale e o lo studio del test biochimico, questa osservazione ha scarso valore. Il consiglio mio è che voi lo dovete segnalare e dire che questo accresce il rischio di cromosomopatia e fare una valutazione numerica in rapporto all'età della paziente ed al valore che voi ritenete più congruo di voler utilizzare. È ovvio che quando osservate questo soft marker dovete seguire, come stiamo facendo vedere adesso, un attento studio di tutta l'anatomia, quindi del cervelletto, dell'aplica nucale, degli atri, del labbro, delle pelvi renali, dei femori, dell'omero, di tutti quei segni che possono, di tutte quelle strutture anatomiche che possono poi aiutarci a capire se il rischio è un rischio elevato.